È un punto che soddisfa perché noi siamo venuti qua e la formazione, insomma, penso che lo dimostri per provare a fare bottino pieno come proviamo in tutte le partite. E, a tratti abbiamo fatto quello che volevamo, a tratti invece abbiamo sofferto questi avversari e alla fine nessuna delle due ci è riuscita. È un punto importante su un campo difficile. Ora abbiamo tempo per recuperare energie, vedremo chi starà bene perché sicuramente abbiamo avuto tante defezioni improvvise in un reparto in cui eravamo anche abbondanti. E cercheremo di recuperare più giocatori possibili per mettere in campo una formazione che sabato punti nuovamente a ritrovare un successo che ci manca da 3 partite. L'inizio invece penso sia stato buono da parte nostra perché dopo 4 minuti abbiamo avuto un'occasione importante con Cissé che dal limite ha tirato, ma forse un po' troppo centrale. Se avesse sbagliato un pochino il tiro, credo sarebbe andata dentro la palla. Poi siamo stati un po' timorosi, abbiamo indietreggiato un po' il baricentro e abbiamo lasciato questo gioco al Cittadella che ha creato qualche occasione per andare in vantaggio. Nella ripresa invece siamo tornati bene in partita perché mandavamo a vuoto la pressione degli avversari e arrivavamo con facilità alla tre quarti e proprio in quel momento ho pensato che con un po' di qualità in più, con Brienza e Galano, potessimo riuscire a fare un colpaccio importante. Peccato, però siamo contenti di aver continuato questa striscia positiva e guardiamo avanti con fiducia. Oggi non era facile per lui la partita perché questa difesa è una difesa molto attenta, forte nel gioco aereo come è forte lui. Abbiamo provato a mettergli qualche pallone che non siamo stati bravi nel concretizzarlo, però penso che la prova generale, insomma, ci soddisfi e andiamo a casa con un risultato positivo, penso contro un avversario difficile. Non è questione di accelerare o decelerare, è questione che è un campionato difficile, noi lo sappiamo benissimo, l'abbiamo provato sulla nostra pelle, ma basta, insomma, sfogliare i risultati di ogni giornata per capire quanto ogni partita possa nascondere delle insidie. Ce lo diciamo, ma ancora non ci crediamo bene davvero. Sarebbe importante riuscire a crederci tutti e capire che in un campionato difficile c'è bisogno dell'entusiasmo e della passione di tutti quanti per provare a continuare a fare dei risultati importanti e cercare di ottenere qualcosa di bello. Ora abbiamo tempo per recuperare, mi auguro di avere più giocatori possibili a disposizione perché è un reparto in cui sicuramente all'improvviso stiamo concedendo tanti forfè, quindi. Però abbiamo dei giorni e mi auguro che in questi giorni sicuramente avremo l'opportunità di avere a disposizione una squadra che possa fare una grande partita anche sabato.